Lucia. Ero una ragazzina. Durante una festa mi ero ubriacata e un amico mi diede una pasticca. Diceva che mi avrebbe aiutato, che invece mi sentii malissimo. Mi spaventai. E allora mi portarono subito all'ospedale. Mi credo, avvocato, è stata la prima ed unica volta. Le chiedo scusa, signora. Ma io sono io che ho sbagliato tutto, avrei dovuto dirglielo. Mamma, perché piangi? Amore. La mamma piange perché è stata stupida. Ha fatto una cosa che non doveva. Va bene, ma adesso però smetti di piangere. Va bene. Perché non me l'hai detto, Lucia? Perché mi vergognavo. Sapevo quello che pensavi su questa roba. Io non volevo deluderti. Deludermi tu? Ma che dici? Tanto non è niente, vero, avvocato? Io ho sbagliato tutto. Se non avessi fatto quella maledetta plastica... Ero bello, avvocato, ma non sopportavo l'idea di avere quella roba in faccia che mi deturpava. Lucia, deve spiegare cosa è successo 15 anni fa in aula. Se lo fa lei, le crederanno. Ma io non posso, avvocato, non posso. Mi chieda qualunque altra cosa, ma non di andare davanti a tutti a testimoniare, io non ci riesco. Io non voglio che tu fai piangere ancora la mia mamma. Avvocato Tasca, a lei la parola. Coraggio. Eccola. Perché non voleva testimoniare, signora Riccio? Perché sono debole, vanitosa. Lo sono sempre stata. Poi una donna, un'amica mi ha fatto cambiare idea. Ora dovrò farle alcune domande. Lei ha mai fatto uso di droghe? Una volta sì. Ero una ragazzina. Ho preso una pasticca. E da allora? Mai più. Che tipo di donna è lei? Sono... Ero una donna come tutte. Madre, moglie, lavoravo. Insomma, una donna qualsiasi. Può descriverci una sua giornata normale, prima dell'intervento? Mi alzavo presto, verso le 5, per avere un po' di tempo per me e per fare le cose che servono prima che si alzino i bambini. Poi li portavo a scuola e lavoravo. Quale lavoro? Avevo un salone di bellezza. Capelli, viso, manicure. Da molto tempo, signora? Mi ero messa in proprio 7 anni fa. Ed è per questo che abbiamo avuto i bambini un po' tardi. Poi io e mio marito, insomma, facevamo 2 lavori perché avevamo bisogno di soldi. E il negozio ce l'ha ancora? No, l'abbiamo venduto. E perché? Per coprire i nostri debiti. Una sua giornata normale, a che ora terminava? Verso le 8. Tornavo a casa, preparavo la cena, mettevo a letto i bambini, e poi pulivo un po', insomma, la solita roba che fanno tutte. I medici sostengono che in una giornata così piena, lei forse ha trovato anche il tempo di drogarsi. Mi chiedo quando. Non saprei. Cosa intende fare della sua vita adesso? Non saprei neanche questo. Io non so più chi sono. Nonostante tutto so di essere una donna molto fortunata. Per avere un marito e dei figli meravigliosi. E voglio giustizia anche per loro. Perché ci deve essere qualcuno che paghi per quello che è successo. Vuole levarsi la sciarpa, per favore.
Per capire se questa parola hanno un senso, è giusto che vedano come è ridotto il suo viso. Mi dispiace. Si giri verso la corte. Signora, può coprirsi, prego. La ringrazio. Ho finito, Presidente. La difesa ha altre domande? No, credo che la signora sia già stata umiliata abbastanza. Mi dispiace molto, signora. L'accusa? No, Presidente. Può accomodarsi, signora. Prego.